Benvenuti dopo il TG e benvenuto al nostro ospite di oggi che è Stefano Fracasso, capogruppo di regione per il Partito Democratico. Le chiedo subito di fare un po' un'analisi di come sta andando questo governo Zaia di cui il Partito Democratico è all'opposizione. Il suo bilancio, Fracasso, finora qual è? Beh, è un governo che come legislatura indubbiamente ha affrontato anche dei nodi importanti, penso all'ultima che riguarda un piano cave che aspettava da oltre 20 anni il Veneto e poi il passaggio sull'autonomia che ha segnato il dibattito politico, ma non solo la partecipazione dei cittadini del Veneto al referendum del 22 ottobre. Questo è un tema all'ordine del giorno. Proprio la scorsa settimana il Presidente ha invitato i nuovi parlamentari a un incontro per fare il punto della situazione. Io devo anche ricordare che è stato il governo attualmente in carica, cioè quello guidato dal Premier Gentiloni, a portarci a una preintesa su 4 importanti materie, che sono poi quelle che noi come Partito Democratico abbiamo sostenuto fortemente nella campagna referendaria. Quindi adesso vedremo questo nuovo Parlamento e il nuovo governo, che ancora non si vede all'orizzonte, cosa farà, ma certo che convincere questo Parlamento di approvare una legge sull'autonomia credo non sarà così facile come si dice, perché in particolare il Movimento 5 Stelle ha preso molti voti al Sud e non è proprio una buona notizia per il Sud. E poi probabilmente non sarà la priorità di un governo che verrà, se un governo avremo. Se un governo avremo, qui vedo che di giorno in giorno, insomma, più che le scaramucce e qualche bicchiere di vino al Vinitaly, altre notizie non abbiamo. Eppure chi, insomma, è uscito premiato dalle urne ha la responsabilità di trovare in Parlamento i numeri per farlo un governo, non è che si può chiedere a chi invece i voti li ha persi, purtroppo, di prendersi questa responsabilità. Compito arduo per il nostro Presidente della Repubblica, che però vedo persona saggia e intelligente, quindi immagino che nelle prossime ore, se non nei prossimi giorni, farà lui qualche proposta. Senta, a proposito di questo, qualche osservatore politico, ma anche qualche esponente importante del suo partito, suggeriva di provare un'intesa con il Movimento 5 Stelle. Mi pare di capire però che la maggioranza del PD non la voglia cercare. Ma c'è una questione di programmi, di obiettivi. Noi abbiamo detto che siamo per un'Europa forte, siamo per che sia il lavoro la fonte del reddito e non il reddito di cittadinanza. Abbiamo detto che bisogna soprattutto puntare sull'industria e la manifattura. E sono tutte questioni che per i 5 Stelle suonano male e quindi come si fa a costruire un governo se non hai gli stessi obiettivi? E qui nei prossimi giorni, se Di Maio vorrà fare un governo, dovrà pure chiarire su quali obiettivi e con quali scelte importanti. Vediamo in queste ore la situazione della Siria e come tra Di Maio e Salvini non si capisca se stanno con Putin piuttosto che con Trump, piuttosto che con l'Europa. Ora non è che si può fare un governo col primo che passa per strada, non ci sono le basi. Secondo lei, Fracasso, la possibilità che poi si possa andare di nuovo a votare, cioè il ritorno alle urne, quanto concreta è? In questo momento molto bassa. Perché se prima il presidente Mattarella non esperisce tutte le strade e comunque chiederà anche in ultima istanza che questo Parlamento approvi una nuova legge elettorale. È dimostrato che con questa una maggioranza in Parlamento non si trova, ma ricordiamoci, il 5 Stelle e la Lega si sono detti contrari all'Italicum e contrari pure al modello tedesco, che entrambi avrebbero dato una maggioranza certa. Adesso ci dicano che legge elettorale vogliono. Magari cambiano idea. Senta, torniamo invece a occuparci di elezioni, ma quelle amministrative. Lei da spettatore sta vedendo che a Vicenza ci sono un po' di fuochi d'artificio. Che idea si è fatto? Soprattutto in casa centrodestra, peraltro. Il centrosinistra pare piuttosto... Spettatore unito, no? E sostenitore di Otello Della Rosa.
che invece sta facendo una bella campagna elettorale e andando alle proposte, incontrando i cittadini. Ma vedo una grande confusione, vedo che nel centrodestra i bisticci in casa e che invece di calare di giorno in giorno crescono ed è quindi questo certifica che non hanno un'idea della città e non hanno nemmeno in questo momento qualcuno che possa mettere in campo una idea per la Vicenza di oggi e di domani che possa rassicurare i cittadini e convincerli di votare. Può essere un vantaggio per Dalla Rosa questa confusione in casa altrui, oppure l'avversario civico Rucco potrebbe essere il vero problema? Beh, l'avversario Rucco è un avversario temibile che non va sottovalutato, ma la proposta di Otello Dalla Rosa è chiara, la sua scelta come candidato fatta con le primarie è stata una scelta trasparente e partecipata che ha compattato tutto il fronte del centro-sinistra attorno alla sua figura e alla proposta, e quindi oggi è l'unica vera proposta per la città in campo. Torniamo un attimo in regione, so che vi siete impegnati molto sul fronte dei trasporti, c'è il discorso della TAV a Vicenza, c'è anche il discorso del sistema ferroviario che finisce, giusto? Abbiamo decretato la fine di quel sogno del sistema metropolitano regionale che da 20 anni si trascinava tra corsi e soprattutto ricorsi e spese legali. Proprio la scorsa settimana l'assessore De Berti ai trasporti è venuto a dirci che è definitivamente defunto. Quindi dobbiamo affidarci a quello che c'è, manca in questo Veneto un'idea all'altezza, io dico un'idea europea di sistema di trasporto pubblico. Continuiamo a mettere così, un tassello più un tassello più un tassello, ma senza un disegno non si va tanto lontano. Pensiamo solo che in Veneto, con 3 aeroporti, Venezia prima di tutto, che ha un rapporto internazionale, Verona e Treviso, nessuno di questi 3 è collegato alla ferrovia, per dire il ritardo di questa regione a non solo immaginare ma a realizzare un sistema di trasporto pubblico efficiente all'altezza con i tempi. Le chiedo un'ultima cosa su un altro tema dove vi siete confrontati e anche scontrati, quello dei vaccini, 2 idee completamente diverse tra la maggioranza e l'opposizione. Assolutamente sì, perché in un tema così delicato quando la comunità scientifica ha dato un'indicazione, io credo che la politica farebbe bene a non far crescere la confusione dei cittadini, soprattutto dei genitori che poi si ritrovano a fare le scelte per i loro figli. E invece in Veneto, a cominciare da quel ricorso del presidente Zaia, poi bocciato, è stato un continuo alimentare confusione anziché chiarezza e anche serenità per i genitori e per i loro figli. Grazie Stefano Fracasso, buon lavoro. Grazie a voi. Per Dopo il TG è tutto, l'appuntamento si rinnova domani, arrivederci.